Buongiorno, con una maglietta da casa il cui colore mi piace sempre moltissimo, con 32 gradi in questo momento fuori di qui e con gli occhiali perché è tutto il giorno che proprio grondo sudore e quindi mi sarò rilavata la faccia forse già 5 volte. Ecco, cominciamo questo video che è il video dei favoriti di maggio, del mese di maggio. Allora, vorrei cominciare parlandovi come praticamente faccio sempre, parlandovi delle due protezioni labbra, delle protezioni labbra che ho usato in questo caso nel mese di maggio. Le due protezioni labbra sono un badger e un balsamo labbra, ancora una volta di La Cura Naturals. Il balsamo badger è nella variante che si chiama Tangerine Breeze. Questo significa che ha un odore un po' agrumato, che diciamo non è per me il massimo della vita, però l'efficacia c'è. Io uso i Badger Balm da tanto tempo. Questo come faccio? Come mai me lo ritrovo fra le mani se la profumazione non mi piace? Perché tempo fa avevo comprato un set che ne conteneva diversi e tra questi diversi c'era anche questo e quindi adesso è toccato a lui e sto usando lui. Questo è un balsamo labbra che offre una protezione efficace, però allo stesso tempo molto leggera perché qui dentro ci sono soltanto oli, cera e oli essenziali, quindi non c'è una protezione molto avvolgente e molto spessa. Questo è un balsamo labbra veramente leggero, tuttavia molto 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 piacevole. Il balsamo labbra invece pesantone è sicuramente questo Lip and Flegge Sensitive, ossia un balsamo labbra senza profumazione per labbra belle e curate. C'è la certificazione Natru, come forse riuscite a vedere, e mi piace molto il fatto che abbia il tubetto con il cappuccione, perché secondo me questo è l'astuccio, questa è la confezione. Questo è il tipo di tubo da balsamo labbra migliore per proteggere il prodotto all'interno. Sono arrivata fino a qui nel mese di maggio, praticamente lo sto finendo alla velocità della luce. Uso questo balsamo tutte le sere prima di andare a dormire. Questo balsamo rende le labbra imbalsamate sotto proprio il suo spesso strato. Fa uno strato molto molto spesso, molto molto fermo, molto molto denso. Nel mese scorso avevate visto anche un balsamo di La Cura Naturals all'interno del mio video dei favoriti del mese, però era azzurro. La differenza è che in quello azzurro c'è il burro di cacao, in quello rosa no, e quello rosa dovrebbe essere un po' più delicato per chi ha la pelle del viso più sensibile. In realtà a me come patina molto spessa e molto ferma e molto densa, mi sembra che non ci sia differenza tra questo e quello che ho usato il mese scorso. La differenza per quanto mi riguarda sta soltanto negli ingredienti e nel fatto che questo è un po' più un momento. Questo mi sembra un po' più scioglievole, proprio letteralmente, rispetto al balsamo con l'astuccio azzurro. Però la scioglievolezza forse non dipende dal balsamo in sé, ma dal fatto che nel mese di maggio abbiamo avuto temperature veramente sud mediterranee. Abbiamo fatto un mese in cui il termometro seriamente non è mai sceso sotto i 28 gradi. Ma voi vi rendete conto? A maggio, cioè, sì. Dimenticavo di dire che la Cura Naturals è un balsamo labbra che si vende solo periodicamente nei supermercati che si chiamano in Germania Aldi Süd e
e aprite bene le orecchie, non è in vendita nelle filiali Aldi italiane e sospetto anche del resto d'Europa. Come ho già avuto occasione di dire in altri video, i supermercati Aldi, che sono una catena di supermercati tedesca, nelle loro filiali in giro per l'Europa non vendono gli stessi prodotti che vendono in Germania e in alcuni casi, parecchi casi, in Germania vendono prodotti di qualità migliore rispetto ai prodotti che vendono invece nelle filiali del resto dell'Europa. Aldi praticamente nel resto dell'Europa si fa contenitore di marchi di vario genere, mentre invece in Germania vende cose proprie con una qualità piuttosto controllata, perché Aldi è praticamente l'unico hard discount che nel corso di 20 anni si è migliorato veramente, seriamente a favore della gente. E questo è successo perché ha subito ogni tipo di persecuzione da parte di consumatori, critica, pubblico e chi più ne ha più ne metta. Però, ripeto, all'estero purtroppo si fa solo contenitore di roba di svariato genere e non portatore di qualità. Spero che abbiate ascoltato con precisione le mie parole, spero che riusciate a capire l'italiano a sufficienza ad aver capito che cappero ho detto e quasi mi viene da balbettare perché sudo freddo tutte le volte che vi devo spiegare qualcosa perché so che poi seguiranno equivoci senza fine tra i commenti. Che con questo caldo non sono mai una cosa piacevole da nessuno dei lati. C'è un sapone che è stato molto adorato nel mese di maggio e che è questo sapone che vi faccio vedere nel suo simpatico portasapone, che è è il mio portasapone unico. Questo portasapone una volta, lì dove l'ho comprato, quando l'ho comprato alcuni anni fa, costava 4 euro. Poi è diventato particolarmente di moda anche perché da me spesso citato e improvvisamente è cominciato a costare sugli 8, 9, 10 euro. Ma comunque questo sapone lo vedete così dopo un mese di utilizzo, ma in realtà quando l'avevo appena comprato aveva questo aspetto. Si chiama Savon de Marseille, à l'huile d'olive. Come potete leggere qui, questo è un panetto di sapone di Marsiglia, di Aleppo, con 72%, c'è scritto qui di olio, io mi immagino che si stia parlando qui di olio di oliva. E questo è un sapone che non contiene glicerina aggiunta, ottimo per lavarcisi. E anche per lavare i pennelli. Questo è stato il sapone con cui io ho lavato infatti i miei pennelli da trucco per tutto il mese di maggio e ne sono stata assolutamente entusiasta e contentissima perché ci vogliono 3 secondi proprio per lavare i pennelli con questo sapone. Attenzione però, quando io dico 3 secondi non voglio dire 3 secondi per davvero, perché per lavare i pennelli comunque ci vuole il tempo che ci vuole e soprattutto affinché il sapone abbia un'efficacia, no, sui germi, sui batteri, non è che tu puoi immaginarti e sognare di fare così, sciacquarti e finito tutto, tutti i microbi sono scomparsi, cioè non è così. Ci deve essere una posa del sapone tra le mani e anche sui pennelli che dura un po' di tempo, però comunque lavare i pennelli con questa saponetta di Marsiglia di Aleppo di Marsiglia e di Aleppo lavare i pennelli con questa saponetta è un procedimento che va veloce veloce nonostante ci si conceda il tempo che ci vuole per poter poi dire veramente che uno ha lavato i suoi pennelli. Ma tornando ai favoriti del mese di maggio, con che cosa mi sono lavata la faccia? Mi sono lavata la faccia con varie cose. Ve ne faccio vedere una, ve ne faccio vedere un'altra e ve ne faccio vedere un'altra ancora. Allora, tutto sommato, la cosa che mi è piaciuta di più per lavarmi la faccia nel mese di maggio è stata questa, ossia il sapone alla menta del Dr. Bronner's. Tutte le volte che mi sono struccata, ho completato le operazioni di struccaggio lavandomi la faccia
con questo sapone del Dr. Bronner's, attenzione, solo una goccia da poi far schiumare adeguatamente tra le mani per un po', possibilmente chiudendo il rubinetto mentre si fa schiumare il tutto, basta e avanza per lavarsi la faccia proprio con una dose di sapone copiosa. Questo è un sapone che contiene menta piperita e quindi che significa questo? Significa che fa una reazione di freschezza che attacca la pelle del viso. Voi sentite proprio una reazione di freddo che si impadronisce della vostra pelle. Questa reazione di freddo, lo so perché ho fatto questo discorso molte volte con tante persone, risulta per alcune persone dolorosa. Non vi lanciate così a caso all'acquisto di questo sapone. Prima cercate di capire bene che tipo di pelle avete e poi anche che cosa ci volete fare con questo sapone. Avere un sentore di freschezza intensa e che si impadronisce proprio della mia pelle dopo una giornata molto stancante con addosso tutta una cosa di trucco. Però io sono io, voi siete voi, dovete capire cosa fa bene alla vostra pelle e cosa vi serve. Poi, tra l'altro, nella maniera più assoluta, questo si può usare una volta ogni tanto, ma non su base regolare, perché comunque cioè, è un sapone, nel senso, dopo che vi siete lavati la faccia è completamente proprio è prosciugata di ogni tipo di oleosità ed è una cosa che se fate così fa, cioè, attenzione, va bene. Vi sto dicendo che questo a lungo andare vi secca la faccia, no? In un modo spaventoso. Però, tuttavia, ho appena finito di dire che è stato il metodo, il modo, è stato il mezzo migliore, è stato il prodotto migliore con cui mi sono lavata la faccia nel mese di maggio. Quali sono stati gli altri due? Allora, uno è stato questo, 100% Pure Purity Facial Cleanser Plus Mask. E plus, detto plus perché in tedesco si dice plus, e ogni tanto mi si confondono le lingue nel cervello. questa è una, sì, è una maschera, ma è anche un cleanser. E ho detto cleanser perché si dice cleanser. Questa è una maschera che funziona da cleanser, in che senso? Mentre voi avete il prodotto sulla faccia, anche di questo bastano quantità microscopiche da far schiumare, sempre il rubinetto chiuso, adeguatamente in quantità giusta tra le mani e poi da massaggiare sul viso. È una maschera nel senso che la sua colorazione verde, la sua cremosità effettivamente somiglia a una maschera. Anche qui c'è una mentolatezza che attacca la pelle e che quindi si impadronisce della pelle facendovi sentire tutta una sensazione di freddo, che comunque è minore rispetto al sapore del al sapone, non al sapore del Dr. Bronner's. Anche questo è un prodotto che asciuga un bel po' la faccia, anche se meno rispetto al Dr. Bronner's, e qui in più ci sono proprio proprietà purificanti, secondo me anche per pelli acneiche. Io non ho la pelle acneica, ma specialmente quando sudo molto e sono truccata di tutto punto, cioè il brufoletto ci scappa, anche più di uno soltanto. Quindi questo serve, infatti vedete che qui c'è scritto Acne Detox. Probabilmente per le persone che soffrono di acne questo è sufficientemente delicato. Per le persone però che hanno la pelle secca come me, questo è già sulla strada dell'essere screpolante e seccante. Io tuttavia l'avevo provato in confezione mini mesi e mesi fa e mi era piaciuto moltissimo per questa sensazione. Sì, in parte purificante, ma in parte anche mentolata. E poi veniamo al più problematico di tutti, ossia il Foam Cleansing Cream Organic Flowers di Wamisa.
Allora, questo io l'ho comprato già da un po' di tempo, certificato BDIH, prodotto coreano e prodotto coreano però con un bel adesivo appiccicato con tutto scritto in tedesco, no? Prodotto coreano che in Germania non ha avuto nessun successo. Vi ha raccontato già la sorella di Wamisa, all'incirca 3-4 anni fa è sbarcata in Germania, ha avuto una risonanza molto molto piccola su blog e su canali che erano stati pagati o con cui c'era stato un accordo per pubblicizzare i prodotti Wamisa, e dopodiché, così come è arrivata, è anche scomparsa, cioè proprio in sordina e in silenzio. E adesso non se ne parla più, il discorso è chiuso in Germania. Poi invece però Wamisa è atterrata su e-commerce che servono anche l'Italia, che vendono roba anche in Italia, e allora io piano piano ho voluto acquistare molte confezioni mini e una sola confezione intera di prodotti Wamisa per farmi un'idea mia. Perché francamente, allora prima di tutto il mio scopo era ed è tuttora capire qual è la differenza tra i cosmetici autenticamente giapponesi che poi dettano legge in tutto il resto dell'Asia e l'imitazione con personalizzazione propria di questi cosmetici da parte dei sudcoreani. Capite qual è il percorso che io faccio nella mia testa e qual è il motivo per cui ho acquistato questi prodotti. E poi volevo capire anche quanto mentono le blogger tedesche e quanto mente la gente sui canali. Ecco, cioè, questa è sempre una cosa che mi interessa, perché di perdere il mio tempo per farmi imbonire da delle piccole cretine, cioè non c'ho voglia, detto sinceramente. E quindi sempre di più è mio grande interesse smascherare queste cretine e smettere proprio di guardarle, non affacciarmi mai più né sui loro canali né sui loro blog. Allora dicevo però Wamisa, allora questo è un cleanser, possiamo chiamarlo cremoso? Ma probabilmente no. Allora, di questo cleanser ci vogliono quantità microscopiche, veramente microscopiche, quantità pari a boh. Vedete che questo anello ha una faccina, su questa faccina c'è un nasino. Allora ci vuole una quantità di questo cleanser pari alla grandezza del nasino di questa faccina, perché poi questa quantità microscopica schiumata, sempre al rubinetto chiuso, schiumata fra le mani, diventa una quantità con una cremosità piatta e densa, cioè non le bolle, la schiuma di Marilyn Monroe, no, una cremosità schiumosa molto molto piatta e densa e compatta che ricresce praticamente di 6-7 volte rispetto alla quantità microscopica che voi avete messo sulla mano. E con questa quantità vi ci lavate la faccia. Per le prime 3 settimane di maggio io mi sono lavata tutte le mattine la faccia con questo e piano piano ho avuto brufoli praticamente su tutta la mia faccia. Io non sono una persona brufolosa, nel senso a me i brufoli non vengono mai. Ho problemi di pori che dentro cui si incastrano cose, però brufoli, proprio è molto raro che a me vengano brufoli, solo in reazione a qualche prodotto che non fa per me. Allora, con questo, per le prime 3 settimane di maggio mi sono venuti brufoli su brufoli, soprattutto sul mento, soprattutto sul naso, alcuni brufoli ce l'ho ancora adesso, soprattutto in questa zona, ma anche sulla fronte, cioè brufoli. Poi pian piano la situazione ha incominciato un po' a normalizzarsi e allora ho visto che in questo cleanser ci sono anche dei vantaggi. Un vantaggio è che a lungo andare, usato veramente regolarmente, fa una specie di ricompattazione del viso che è proprio graduale e con miglioramenti veramente piccoli, ma che ci sono giorno dopo giorno. Un altro vantaggio è che questo cleanser lascia la pelle proprio molto molto ferma, ferma
là per là questo essere così ferma della pelle sembra quasi pelle asciuttissima e screpolatissima e secchissima. Io vi dico, quando mi lavo la faccia sotto la doccia con un cleanser, dopo passo sempre un pannetto per fare un quotidiano minimo, leggerissimo scrub. Usando questo cleanser, il pannetto proprio va male sulla faccia, nel senso non fa, ma va, nel senso che viaggia male sulla faccia, perché dopo aver usato e sciacquato accuratamente questo cleanser, che del resto si sciacqua via in 2 secondi, la faccia rimane comunque come veramente ferma in una specie di reazione su cui non scivola e sulla pelle non scivola più niente. Sulla pelle, se voi fate così e il dito non va avanti, rimane fermo e sembra che la pelle sia incredibilmente screpolata. Invece è soltanto ciò che creano tutti gli ingredienti fermentati che ci sono dentro questo cleanser. Allora, dopo un mese di utilizzo, io ricomprerei questo cleanser? Sì, no, no. Consiglierei questo cleanser? Sì, no, no. Tra l'altro, qui dentro comunque c'è una quantità immensa di prodotto, perché qui dentro ci sono... quanto ci sarà qui dentro? Adesso cominciamo sempre questo idiotissimo teatrino di me che vado cercando disperatamente di capire quanti ml ci sono di prodotto, 200 ml, ma di questo io in un mese non ho consumato, ho travasato tutto questo, ho travasato un po' di cleanser in questa bottiglietta di primavera e non ho usato nemmeno, non l'ho riempita tutta la bottiglietta per fare una prova, perché non ero sicura se la cosa qui, se l'erogatore riusciva a tirar fuori il prodotto. Ho riempito la bottiglietta solo così e in tutto il mese di maggio ho usato solo così, cioè parliamone. Questa pompetta purtroppo non ce la fa tanto bene a tirar fuori il prodotto, poi il prodotto si secca nel buchino e ogni giorno, insomma, è una storia tirar fuori un po' di prodotto, però bene o male, più o meno questa bottiglina di primavera funzionicchia. Questo prima conteneva, mi sembra di ricordare, il cleanser di primavera. Mi sembrerebbe assurdo tenere sotto la doccia questo intero tubo, che io ci metterò seriamente degli anni a consumare, perché comunque questo tubo è fatto di una plastica molto molto leggera, tra l'altro molto molto trasparente, e a che pro esporre un prodotto interamente naturale all'umidità, alla differenza tra caldo e freddo e alla luce, che cosa mi diventa questo prodotto fra 2 anni? No, meglio travasarlo e tenere il tubo originario bello chiuso dentro la sua scatola e bello custodito in un posto buio, asciutto, fresco. Ettece, ettece. E questo cleanser, tra l'altro, costa anche dei soldi, perché i prodotti di Uomisa sono cari. Decisamente non lo ricomprerei. Tra l'altro, nel mese di maggio ho avuto modo di scoprire che alcune creme da barba maschili hanno la stessa identica consistenza di questo cleanser. Ma di questo vi parlerò nel video dei favoriti di giugno, perché sto ancora approfondendo questo discorso. Che cosa ho fatto per curare i brufoli, no? Per curare i brufoli ho usato il Tea Tree Balm di Martina Gebhardt, che è un irrinunciabile e che è un qualcosa che deve sempre, sempre essere presente dentro casa mia. Questo assolutamente non va usato durante il giorno, perché gli ingredienti che ci sono all'interno sono un po' troppo fotosensibili e vi rovinano la faccia,
A me un giorno in montagna nel sud della Germania è venuta la febbre perché avevo usato il Tea Tree Balm di Martina Gebhardt come crema su tutto il viso, ed è stato un po' perché dormivo in piedi, un po' perché in quel momento non avevo nient'altro da mettere sulla faccia e un po' perché mi sono sbagliata. Quindi state un po' attente, però messo di sera sulle zone ed esclusivamente sulle zone interessate, questo Tea Tree Balm fa scomparire tutto il succo purulento del brufolo e la mattina dopo vi svegliate e il brufolo si è asciugato e questo è molto bello. Cosa ho messo sulla faccia dopo essermela lavata la mattina con tutti i problemi e con tutti i prodotti di cui vi ho appena raccontato? Ho messo qualche goccia, ma veramente solo qualche goccia di olio di jojoba. Ma che razza di olio di jojoba è questo? Questo è un olio di jojoba che ho trovato in un supermercato bio qui tedesco e si chiama Wilco. Wilco credo sia un enorme gruppo cosmetico. Ah, poi non avevo letto e non avevo fatto caso, ma qui sopra c'è scritto anche la cura. Questo La Cura però non ha niente a che vedere con il La Cura Naturals dei supermercati Aldi, questa è un'altra cosa. Qui c'è scritto 100% così come si trova in natura, cura per la pelle biologica e 15 ml. Questo è un olio di jojoba che contiene solo olio di jojoba con cui io mi sto trovando discretamente bene, però vorrei sottolineare che rispetto all'olio di mandorle di Veleda che ho usato nel mese scorso, questo olio, appunto perché è olio di jojoba ed è principalmente una cera in forma liquida, no? L'olio di jojoba. Va usato con molta parsimonia e sapendolo dosare in base a che tipo di giorno climaticamente si sta per affrontare, perché anche soltanto una microscopica quantità che è un po' troppo di più di ciò che serve provoca brufoli. Ma a peggiorare la situazione brufoli. Come applico l'olio di jojoba? Come applico nello stesso modo in cui applico anche tutti gli altri oli, ossia sulla faccia grondante, bagnata, appena uscita dalla doccia, facendo un massaggio per sgonfiare anche. Così per ora di colazione non ho la faccia ancora tutta gonfia di sonno, ma ho la faccia come una persona normale. Quindi ripeto, questo è un olio che mi piace, che sto usando con molto piacere, ma che devo usare in quantità minore praticamente rispetto all'olio del mese scorso di Veleda, per il semplice motivo che ha un effetto potrei dire quasi un effetto di ritenzione dell'idratazione sul viso, che è un effetto molto forte, molto presente e quindi facilmente costruisce agglomerati di acqua e altro che poi si ossidano tutti insieme e creano cose che non sono piacevoli e creano impurità che degenerano. Qual è stato il toner all'asiatica che ho usato nel mese di maggio? Mi sarebbe piaciuto continuare ad usare questo toner, questo tonico, dico toner per creare una specie di differenza anche, così, anche pronunciata tra, il vocabolo tonico e ciò che è il tonico in Occidente. E invece ciò che è il tonico in non Oriente ma in Asia. E l'Oriente è un'altra cosa. Dicevo, ho usato molto questo Do Organic fino a quando è stato possibile. Questo è un toner di concezione giapponese perché Do Organic è una marca eco-bio giapponese. Quali sono i vantaggi di questo toner? Questo è molto idratante, lascia il viso molto molto appiccicoso perché questa è una caratteristica di un po' tutti i toner asiatici e fa con questo appiccicume una patina lucida che trattiene anche lei l'idratazione, esattamente come questo, e quindi questo più questo nei giorni di caldo intenso proprio sono la scelta sbagliata. E perciò è un qualcosa di idratante che in alcuni casi con alcuni tipi di pelle porta anche
poi a non dover usare una crema idratante. Perché ho smesso di usarlo? Ho smesso di usarlo perché Stefan è tornato dal Giappone, ha guardato un mio video e mi ha sentita dire in un mio video tante belle cose su questo toner che lui aveva scaricato a me perché non riusciva a capirne l'utilizzo e l'efficacia. Ma poi, quando mi ha sentito parlare così tanto bene, con un modo di fare molto tedesco, ha rivoluto il prodotto. Cioè, fin quando l'aveva usato lui da solo e non si era reso conto che questo aveva un valore, per lui questo valeva zero e me l'aveva scaricato proprio senza nessun ripensamento. Poi però, non appena ha sentito che questo prodotto ha un valore, ha un'efficacia e ci sono persone al mondo che insomma venderebbero la nonna per riuscire a comprarsi questo prodotto, subito l'ha rivoluto indietro perché ah, ma quindi ha un'efficacia. Questi sono atteggiamenti un po' nord-europei, comportamenti un po' nord-europei che non finiscono mai di divertirmi profondamente. Cosa ho usato come crema idratante? Ho usato le stesse due creme idratanti che ho usato anche nel mese di aprile e che avete già visto nel video dei favoriti del mese scorso, quindi non mi dilungo. Qui la marca è Töpfer e questa è una crema per bambini profumata di crema chantilly. È una crema che si assorbe subito dando quasi un aspetto asciutto e fermo alla pelle, ma poi invece in realtà è intensamente idratante. Ancora più idratante è questa. Questa è anche una crema per bambini, la marca è Baby Dream, che è la marca interna del Rossmann, drogheria Rossmann. Questa costa 50 centesimi, è una crema intensamente oleosa, ma anche intensamente spianante, proprio rimpolpante, nutriente, e la uso di preferenza dopo essermi struccata. E questa invece la uso di solito la mattina in quantità veramente piccole piccole. Tra l'altro anche questa è una mini size che mi è costata 1,50 euro. Questa l'ho comprata al DEM, quindi qui c'è una crema del DEM e una crema del Rossmann. Qual è stato il mio contorno occhi? Il mio contorno occhi è fantastico, questo di Alterra. Questo è un prodotto nuovo che si vende da poco ed è acquistabile nell'espositore di trucco, di prodotti da trucco di Alterra. Questa è una cremina che non è veramente una cremina perché è una specie di gel molto fluido e leggermente lattiginoso. Sembra ciò che voi chiamate latte di riso all'aspetto, veramente ha il tipico aspetto del latte di riso, cioè una specie di acqua però densa e quasi bianca, senza essere pienamente bianca, proprio come il latte di riso. Si chiama Lash Activating Eye Cream. Questa crema fa diventare le ciglia più folte, fa crescere tante nuove ciglia, non allunga le ciglia si allungano? No, però le ciglia si intensificano, nel senso che ne crescono di più e l'attaccatura delle ciglia si fa più piena di piccole piccole ciglia nuove che man mano crescono e si asciuga immediatamente e sembrerebbe non idratante. Infatti io i primi giorni mi preoccupavo. Invece dove mi trovavo mi è morta la fotocamera perché la scheda di memoria era piena, anche io sto cominciando ad essere piena. Vi stavo parlando di questa cremina idratante sotto forma di gel fluido, molto molto liquido, di Alterra. Questa è una cremina che anche se non sembra idratante, in realtà è idratante il giusto. E io per tutto il mese di maggio proprio sono stata felicissima nell'usare questa cremina perché mi ha mantenuto il contorno occhi teso a sufficienza, non facile a screpolature, quindi protetto anche a sufficienza. E in più le ciglia mi si sono infoltite, veramente questa cremina poi ne basta anche di questa, una quantità microscopica. Qui dentro ci sono 15 ml che mi dureranno dei secoli. Quanto costa questa cremina? Dunque, se ricordo bene, costa o 2,99 euro o 3,99 euro, ma insomma sotto i 4 euro con certezza. Occasionalmente poi ho usato anche l'esfoliante di Paul Penders, di cui vi ho parlato anche altre volte. Di questo è piccino piccino, vedete, di questo basta una quantità piccina piccina come un pisellino e poi questa quantità si distribuisce là dove c'è bisogno di pulire enzimaticamente i pori e
Quindi per quanto mi riguarda, praticamente sulla zona T e un po' anche da queste parti, e si usa faccia completamente asciutta e pulita. Dopodiché si massaggia fino ad assorbimento, l'assorbimento arriva molto molto velocemente e si può procedere nel distribuire, nel mettere gli altri prodotti della propria skin care. Con cosa mi sono fatta la doccia? Con diverse cose di cui man mano vi parlerò nel corso anche del video dei favoriti di giugno, perché le sto ancora usando, ma il prodotto che mi è piaciuto di più è senza dubbio questo. Al verde fa doccia gel che non servono veramente a niente e che hanno profumazioni seriamente farlocche durante tutto l'anno. Doccia gel anacquati, abbastanza inutili, ma del resto il prezzo è molto basso. Il compromesso è chiaro a tutti, cioè tutti in Germania sanno che al verde fa prodotti di bassa qualità e per questo il prezzo è molto basso. E quindi non ci sono trucchi, non ci sono inganni, no? Le cose sono chiare a tutte le persone, non come in Italia in cui la gente crede cose. E poi ogni tanto fa delle limited edition, le limited edition qualche volta sono veramente carine. Allora, la profumazione di questo doccia gel è profumazione di caramelle gommose Haribo. Haribo è una marca tedesca, è un vanto della Germania, è l'industria tedesca nella sua forma più pura e più di successo. E qui c'è proprio esattamente la profumazione delle caramelle gommose Haribo, che comunque è una profumazione molto buona. Un doccia gel veramente molto molto piacevole, che schiuma a sufficienza, con una profumazione che non è troppo forte né troppo debole. C'è glicerina naturalmente. Che altro c'è? C'è acqua di mela, che c'è un po' dappertutto nei prodotti al verde, c'è olio di semi di girasole trattato e ci sono un po' di estratti. Un prodotto veramente per 1 euro e qualcosa, molto molto simpatico. Infatti ne ho comprata anche un'altra confezione di scorta e ho in scorta anche la limited edition, la fragola dell'anno scorso, che presto userò. Nel mese di maggio mi è capitato anche di usare per alcune domeniche. Solitamente la domenica faccio lo scrub, no? Perché ho un po' più di tempo a disposizione. Allora, lo scrub della situazione è stato questo. Questo è di Hay Mountain, si chiama Spice Garden Body Scrub. Profumazione veramente, per quanto mi riguarda, detestabile, perché profuma molto 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 di cannella. Io con la cannella non ci vado tantissimo, d'accordo? Madonna, cioè mi piace, ma è in quantità limitate a dosi contenute. Non mi piace che il bagno sappia di cannella, ecco. Però lo scrub è fantastico. Gli scrub di Hay Mountain mi piacciono, mi piacciono sempre molto per motivi ben precisi. Perché, a parte questa, le profumazioni generalmente sono piacevoli, ma questo non ci interessa più di tanto. Ma la cosa più interessante è che sono scrub malleabili, nel senso uno prende proprio da dentro la boccettina. Io generalmente travaso in una coppetta la quantità di scrub che penso di usare, e non è che mi porto questo sotto la doccia, se no c'entra acqua dentro, lo scrub mi va a male, no? Allora, però, è possibile prendere da dentro la coppetta con le mani un pezzo di scrub, perché lo scrub è capace di tenersi insieme da solo e poi è capace di rimanere attaccato alla mano ed è capace di lasciarsi distribuire senza cadere tutto nella doccia. L'altro motivo per cui mi piacciono molto gli scrub di Hay Mountain è che sono a base di sale e di zucchero e poi di molti oli e alcuni estratti e spesso anche profumazioni naturali. Questo è uno scrub che mi piace seriamente molto e tra l'altro purtroppo ho ancora altri scrub da finire. Ma qual è il problema? Anche da cominciare, ma qual è il problema? Il problema è che per convincere me stessa a fare uno scrub, certe volte ce ne vuole. Sì, perché la domenica io comunque devo anche impiegare metà della giornata a lavorare per preparare e ottimizzare
tutti i tempi e tutte le mansioni che dovrò svolgere durante la settimana che comincia, e quindi a volte non mi va di occupare il tempo facendo anche uno scrub che comunque richiede un po' di tempo. E diciamo che nel tentativo di riuscire a far tutto velocissimamente in modo da potermi ritagliare, per esempio, mezz'ora in cui sto seduta sul divano e non faccio assolutamente niente, leggo qualche pagina di libro, ecco, spesso sacrifico cose come lo scrub. E quindi è per questo che di scrub sentite parlare troppo poco nei miei video, quando in realtà io conosco benissimo l'importanza dello scrub, e lo scrub andrebbe fatto veramente ogni settimana. Non so quanto più spesso di ogni settimana, nel mio caso ogni settimana basta e avanza, però insomma almeno ogni settimana dovrei farlo, e invece in questo sono negligente. E che cosa mi sono messa sul corpo come crema corpo? Nel video del mese scorso avete visto la crema burro di Delidea, che ho usato anche nel mese di maggio, ma non così costantemente, perché poi ho acquistato diversi prodotti di una linea per bambini che si chiama Green Little Kids di Alverde, è limited edition, e allora ho incominciato ad acquistare, ad usare alcuni di questi prodotti, e devo dire con alcuni mi trovo molto bene. Dunque, nella fattispecie ho usato questa crema per il corpo, che è certificata Natru e che ha un inci che non è sopraffino, però non è neanche becerissimo. Si parla sempre di prodotti interamente naturali, contenenti tutti ingredienti interamente naturali, però ci sono ingredienti interamente naturali che servono a qualcosa e ci sono ingredienti interamente naturali che fanno schifo, no? Questo ha una base di olio di semi di girasole trattato, e ciò non è effettivamente molto bello. Poi c'è burro di karité, poi c'è glicerina, e poi ci sono riempitivi vari e cose varie. Diciamo che è un qualcosa di accettabile, considerando che costa 2,80 euro qualcosa. Quello che mi ha lasciato un po' così, un po' esterrefatta, è che questa crema, quando sono tornata a casa, si presentava così, cioè non c'era una protezione che è solitamente sigillata. Le creme sono state impacchettate così, sono sul mercato così, quindi chiunque arrivi apre, annusa, ficca la faccia dentro la crema. Io ho cercato di prendere una crema che non avesse sopra ditate e che mi sembrava non ancora aperta, e spero di averci azzeccato, cosa posso dire. C'è una intensa, piacevolissima, ma non troppo forte profumazione di mela dentro i prodotti di questa linea di Alverde, ed è per questo che li ho acquistati, perché il profumo di mela mi piace molto. Questa è una crema che è molto simile a ciò che Alverde certe volte chiama burri, e che non sono burri, sono creme solo un po' più dense e dall'aspetto lucido. È una crema che ha una sua efficacia vellutante, si asciuga abbastanza in fretta, è una crema a cui non si può dire niente di male, soprattutto visto il prezzo che costa, ed è una crema molto piacevole. Qui sopra c'è scritto crema idratante per viso e corpo. Ecco, ma ora io non mi sono spinta così in là da provarla anche sul viso, anche perché stiamo dicendo, nel mese di maggio ho avuto già i miei bei problemi sulla faccia. Fra poco vi parlerò anche di un'altra cosa, sempre della stessa linea, parlando di capelli. Avveniamo appunto alla sezione capelli, e vi mostro i prodotti che mi sono piaciuti nel mese di maggio. Mi è piaciuto molto lavarmi i capelli con questo shampoo Brown Sugar di Urtekram. L'avete già visto, lo vedete anche in questo video e lo vedrete anche in futuro, perché questo è uno dei miei shampoo preferiti. Io lo uso naturalmente diluito, ed è uno shampoo che lava in profondità senza sgrassare eccessivamente, e ha una buona, ottima profumazione prevalentemente di lavanda, con un po' molto molto vago anche di eucalipto, ma molto 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 vago. Come
cosa mi sono messa sui capelli, a capelli ancora bagnati e appena lavati, per recuperare un mosso e anzi un riccio che nel mese di maggio sono riuscita a recuperare molto molto bene, meglio che in tutti gli altri mesi, forse perché nel mese di maggio ci sono state di mezzo le vacanze e naturalmente quando si è in vacanza si è più distesi, si è più rasserenati, non si vive sotto stress e sotto ansia e naturalmente anche i capelli ne beneficiano. E dunque parte del merito del recupero dei miei capelli è stata la vacanza di maggio, ma parte del recupero è dovuta anche a questo. Mater Natura, questo è semplicemente, ma riuscite a vedere perché nel monitor vedo praticamente tutti i prodotti sovraesposti e mi sembra non si legga niente dalle confezioni. Questo è il fluido modellante per capelli ricci con miele, molto discusso perché alcune ragazze non sanno passare oltre il fatto momentaneo che appena distribuito fra le mani e poi applicato questo gel risulta molto molto denso, molto molto appiccicoso in maniera veramente veramente tanto tanto grande e anche molto molto lattiginoso, nel senso che perde momenti di lattiginosità bianca che poi si vedono anche sui capelli. Ma questo, come ho detto tante volte, è un effetto momentaneo e comunque se non vi volete cimentare con questo effetto, ma non lo comprate questo prodotto e basta, cioè invece di stare là a lamentarvi per dei secoli, no? Questo effetto è momentaneo, dopodiché il prodotto avvolge i capelli, ho gettato a terra una ciabatta, se ne impadronisce e li rende molto molto elastici, molto molto lucidi, non posso dire vaporosi perché non è proprio questo lo scopo per cui è stato creato questo fluido modellante. Non vaporosi, ma rende i capelli definiti e comunque non appiattiti, quindi non vaporosi, ma neanche appiattiti, tipo, tipo Shining, tipo protagonista di Shining. Questo è un prodotto che io da subito ho sempre considerato ottimo, continuo a considerarlo ottimo e continuerò ad usarlo in futuro. E devo dire, se se ne applicano sui capelli bagnati quantità discretamente consistenti, cioè se io premo tre volte e poi queste tre volte, che sono insomma una quantitatona, queste tre volte le distribuisco, le amalgamo e poi le passo su tutto. Le lunghezze, non a partire proprio dalle radici, ma quasi, nel senso tutta la capigliatura deve essere coperta da questo fluido, perché se io metto il fluido soltanto metti da qui in giù, poi da qui in giù i capelli sono lucidi e inanellati e qui sopra c'è il cesto di nido di uccellini e non va bene. Comunque, insomma, questo ottimissimo prodotto. Mi sono dimenticata di parlarvi anche del balsamo, ma rimedio subito. Il balsamo che ho usato durante tutto il mese di maggio sui capelli è stato questo, che in realtà è una maschera ristrutturante ai semi di girasole. Che a me era piaciuta tantissimo anche l'anno scorso, l'avevo provata in campioncino e poi ho deciso di comprarla e adesso la sto finalmente usando. Ma anche questa, come per il cleanser di Wamisa, l'ho travasata qui dentro. Questa è una scatolina usata di crema intensamente oleosa per i bambini piccoli di Baby Dream. Le scatoline sono utilissime per metterci dentro altre cose e quindi io ho travasato un po' di questa crema qui dentro. Ci sono tuttavia delle differenze perché le provine che io avevo provato l'anno scorso aiutavano i miei capelli a formare un riccio molto molto consistente, già con quantità piccolissime. Invece con questa, con la confezione intera, mi sembra che io debba usare quantità di maschera più grandi e mi sembra che proprio il prodotto sia diverso rispetto a ciò che c'era nelle bustine, nelle provine. Boh, non me la so tanto spiegare questa cosa, ma comunque. E poi durante la settimana, per rinfrescare il mosso tra un risveglio e l'altro e tra un'intemperie e l'altra, ho usato molto volentieri questo Little Kids Green o Green Little Kids Cam,
Spray, detto alla tedesca, questo è un prodotto ancora della stessa linea di questa crema, ossia un prodotto con una piacevolissima profumazione di mela che hanno usata dal Cicisbeo della situazione, è stata definita che buon profumo di fragola, ma comunque, perché comunque è una profumazione artificiale che sa di fruttato, ma che effettivamente, senza sapere che è di mela, può sembrare profumazione di altro. E questo è uno spray addolcente, è una specie di leave-in, in realtà pensato per i capelli dei bambini piccoli, per districare i capelli delle bambine, per esempio, le bambine che hanno i capelli lunghi e poi senza risciacquo, per una vita da mamma e una vita da bambina più pratica. Io posso dire però che usato a capelli asciutti, già lavati da svariati giorni, questo prodotto contribuisce a profumare i capelli ma anche a renderli molto morbidi, perché la caratteristica principale che io ho riscontrato in questo prodotto è proprio che fa i capelli molto molto soffici e morbidi senza renderli stopposi, e questa è una caratteristica che mi piace tanto e mai mi sarei aspettata da un prodotto tucolo di Alverde, quindi questo veramente mi sta piacendo. Ho comprato in realtà anche un altro prodotto di questa linea che è il gel, però non ho ancora avuto il coraggio di provarlo e quindi ne sentirete forse parlare nel video dei favoriti di giugno, chissà. Concludo questo video con i due profumi del mese di maggio, che sono stati questo e questo. Uno è Elizabeth Arden Green Tea, che vedete sta finendo, non so, ce n'è ancora un bel po', però comunque sta finendo e può veramente dirsi il profumo per questa prima metà del 2018 per quanto mi riguarda. Questa è una profumazione pulita, fresca, vagamente dolce, ma allo stesso tempo anche frizzante. E profumazione di tè, sì, sicuramente di tè verde, ma anche profumazione di delicatezza, profumazione di gentilezza, profumazione di fresco senza essere troppo freddo e senza essere troppo aggressivo. Questo è un profumo, uno dei miei profumi preferiti in assoluto. Questo purtroppo è un profumo da poco, perché non ha un prezzo alto, si vende un po' dappertutto e perché è un profumo tutto sommato dozzinale, cioè non ci si può intrattenere sotto l'ombrellone con la vicina di ombrellone su quali sono le note di testa, su qual è il profumiere che ha preparato la composizione di questo profumo, cioè non è un profumo per mettere in bocca alle femmine conversazioni barocche che durano 200 ore, ma è anche un bene che questo non sia uno di quei profumi, cioè per me è assolutamente una cosa positiva. Però è uno dei miei profumi preferiti. Non ti sta bene che questo sia uno dei profumi preferiti? Cioè, sono fatti tuoi, sono problemi tuoi. Come, che cosa ti cambia? In cosa ti cambia la vita il fatto che una persona sconosciuta usi un profumo che a te non sta bene? Cioè, ti indispettisce perché non ti ho suggerito una cosa che ti fa sentire unica e irripetibile, che puoi correre a comprarti, e quindi, siccome non ti ho dato un qualcosa da comprarti che ti farà sentire unica, fantastica e furba, allora rimpiangi l'ora che hai perso a guardare questo video. Cioè, questo è un problema tuo, veramente, riflettici. E poi c'è questo Penhaligon London, questo è il famosissimo Blenheim Bouquet Eau de Toilette. Ho acquistato questo profumo già da un annetto. Questo profumo è un po' strano perché vedete che la sua boccettina, questa è la boccettina tra l'altro piccola, poi c'è la boccettina grande che è consistentemente più grande. Questa è una boccettina piccola, contiene, quanto contiene? Contiene 50 ml e costa 90 euro. L'ho comprato sul sito di Douglas, ho avuto uno sconto del 20% perché ho utilizzato, come spesso faccio quando faccio acquisti sul sito di Douglas, avendo la carta e altre agevolazioni, ho utilizzato uno sconto. Ma comunque c'è sempre un prezzo molto molto alto. Sul sito di Penhaligon London, sul sito inglese, ci sono spesso sconti ed è possibile acquistare sì in sterline, e la sterlina per noi che usiamo l'euro è comunque svantaggiosa,
però spesso gli sconti sono così grossi che comunque diventa un vantaggio acquistare direttamente sul sito londinese. Io lo imparerò, l'ho imparato casomai per il futuro. Questo è lo stesso profumo che a volte usava anche Gianni Agnelli. Questo è un profumo teoricamente maschile, a me però piace tantissimo. Sa di lavanda, ma sa anche di tanto altro. Sa anche, boh, sa di calma dinamica. Infatti si adatta molto bene alla personalità di Gianni Agnelli. Non sa però di cocaina. Ups. Che cosa stavo dicendo? È una profumazione veramente molto molto buona, però vedete che il tappino non si chiude bene. Cioè, non si chiude per niente, non è che non si chiude bene. E questo è solo appoggiato, e questo è il motivo per cui nel mese di maggio ho alternato questo a questo. Se questo si fosse chiuso bene, me lo sarei portato anche al lavoro, perché comunque la boccettina è piccola, e invece al lavoro mi sono portata sempre questo, perché la boccettina è piccola, il profumo è piatto, e se si rompe non si sono rotti 90 euro, 80 euro o quello che è costato. Nel mese di maggio devo ancora citare il Clara Kopf di Primavera. Questo è un prodotto mentolato, è un roll-on che si usa quando si sta per avere quasi un ictus o quasi quando si sta per scoppiare per la troppa tensione e per la troppa ansia e la testa preme e ci sono proprio conflitti molto molto intensi che davvero provocano scariche di dolore all'interno della testa, in tutta la nervatura, anche nel collo, nelle spalle. Allora uno prende questo, se lo spalma un po' dappertutto, anche dietro sulla schiena, lascia un finish però appiccicoso, sappiatelo, perché non è piacevole questo finish. E se non ve lo lavate poi a distanza di 2-3 ore vi fa venire anche brufoli, quindi sappiate questa cosa. Però a distanza di qualche secondo dopo l'applicazione sprigiona un potere mentolato e rinfrescante che appunto per la sua mentolatezza distende le zone su cui l'avete applicato, facendo proprio irradiando freschezza contro il calore pressante del dolore che c'è soprattutto nel mio caso in testa, nel collo e nelle spalle. Con questo video enorme è finito. Da giorni a giorni ritardavo la registrazione di questo video perché mi sentivo male solo al pensiero di doverlo registrare perché qui fa molto caldo ed è molto difficile riuscire a trovare il momento adatto, la concentrazione, la faccia truccata. Infatti per quello poi alla fine mi vedete qui così vestita un po' da casa, ma ripeto, con una maglietta che ha uno dei colori più strepitosi per quanto mi riguarda di tutta la mia vita. Io mi vestirei sempre con questo e con pochi altri colori. Dunque, dicevo, questo video è finito finalmente. Tanti saluti a tutti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!